Questa formazione capita abbastanza di frequente. Di solito nasce in questo modo, con nero che espande, bianco che invade subito, nero sale, bianco sale, bianco. E adesso tocca nero. Proviamo a ripassare la sequenza. Ci sono dei gruppi in pericolo? Tutti i gruppi sono forti. Proviamo a vedere quali sono i gruppi. Allora, facciamo in senso orario. Questo è un gruppo. E per ora non è. Questo diciamo che è forte. Il gruppo arriva fino a questa pietra, questa è un po' staccata, ma non me ne preoccuperei in effetti. Questo è un gruppo, diciamo che tutte e quattro le pietre partecipano al gruppo perché se ne separasse sarebbero tutte e quattro nei guai. Mentre qui se bianco separasse, comunque questo starebbe bene, ci sarebbe solo una pietra in pericolo. Quindi tra questo e questo, questo è un po' più debole. Poi c'è questo gruppo nero, Che è forte. che è forte, quindi a maggior ragione questo gruppo bianco è debole perché sta in mezzo a due gruppi forti. Debole però diciamo relativamente, cioè bisogna vedere. Poi c'è questo gruppo bianco. Per ora Per ora va bene. proprio debole di questo. Sì, certo, questa forma è più forte. Poi c'è questo gruppo nero. Che se non fa qualcosa è abbastanza in pericolo. Perché cosa potrebbe fare bianco? Giocare qua per spingerlo contro. Cioè spingerlo Quindi nero contro e poi dovrebbe tagliare scappare. Ok. dal Con quale basso. mossa? Va bene. Questa probabilmente non è così grave come sembra, perché di solito si riesce a collegare sotto così. E collegando si fa la base. Questa no, perfetto, veramente. Aiuta bianco a tagliare. Tra l'altro qua la scala funziona, se caso mai bianco volesse tagliare. Anche se magari così potrebbe, non lo so, bisogna pensarci perché taglio e taglio. Dopo vengo a tagliare. Comunque, in un modo o nell'altro, nero sembra essere a posto. Quando posso, magari potrebbe anche salire. Non è in immediato pericolo, tanto che può permettersi di pensare a più di una soluzione per risolvere il problema. Quindi, bianco ha preso sì dei punti. Però si trova anche forse lui con il gruppo quello un po' messo peggio. Soprattutto queste pietre corrono il rischio di non servire più a nulla nel corso di tutta la partita, se non a fare 4-5 punti lì, se proprio va bene. Lì non è tanto soddisfacente. Però è vero che bianco potrebbe tagliare Sì. via nero, non con questa mossa. Ma ce n'è un'altra classica che si usa per separare questo salto qua. Che non è proprio tesugi perché diciamo, non è una cosa sorprendente, quindi è solo sugi, mossa giusta. Il cavallo non va bene,
Non va bene perché lo si può tagliare in tanti modi diversi, probabilmente anche iniziando con... A parte che posso collegare, ma forse riesco anche proprio a catturare questa pietra più grande, magari iniziando così. Bisogna stare attenti, cioè bisogna pensarci bene, perché bisogna vedere se posso permettermi di salvarla, ma se non posso magari collego sotto e faccio comunque abbastanza punti. Poi bisogna vedere se per forza bisogna accontentarsi di questo oppure si può in qualche modo uscire, però prendere la serie degli attari, farsi tagliare, bisogna leggere avanti qualche mossa. Non è il nostro scopo adesso. La mossa, quella classica per separare e impedire la connessione sotto, è un'altra. Quale? Andare direttamente Dove? Andare a sì. sbattere? Probabilmente funziona, nel senso che non si collega. Però poi bisogna vedere se così o così, dipende dai casi. Che questa ci si preoccupa perché si viene tagliata. Però in realtà tagliato anche nero, no? Quindi poi bisogna vedere cosa succede a questo combattimento. Qui non sembra essere particolarmente buono per bianco, anche se... Beh, però... Bisogna vedere, bisogna leggere come va a finire la gara di cattura. Se vuoi... Se vuoi stare più tranquillo, giochi lì. Ed effettivamente lo separi. Però, diciamo, se continui a uscire, magari corri il rischio che nero estenda di qua, si stabilizzi e poi comunque è questo contro questo. Quindi, quello che si fa normalmente invece è semplicemente questa. Mette più pressione, se nero si stabilizza, poi puoi andare a inseguire queste meglio, così o così, o togliendo l'ultima possibilità di fare una base là. Bisogna vedere. Questo ha il vantaggio che fai tanti punti sicuri, e intanto nero corre. Forse tra l'altro con bianco qui si collega, ma bisogna leggere. Per cui normalmente è la diagonale la mossa. Ma torniamo a vedere, cioè adesso sappiamo che questo gruppo nero non sta bene come sembrava, perché bianco lo può tagliare in due. Per finire il giro del Goban rimane questo gruppo di bianco. Che come sembra? Nella situazione di prima Sì. funzionava anche questa diagonale che minacciava di tagliare anche in questo senso. Questo connette. In futuro questa è bruttissima. Perché per esempio quando nero fa questa, che poi addirittura con questa, poi distrugge tutto. Sì, questo è il pesce bianco. Tant'è che quasi bianco deve Lo rispondere scambio qui. qui. E Quando rispondi lì non se ne frega perché comunque è connesso. poi forse così le cattura tutte e due lo stesso. Spingi nero ad andare contro il tuo... Vedi perché connesso perché se ti disconnette bianco, Atari, bianco, Atari, bianco. E se bianco non fa nulla, a questo punto ha tante debolezze perché quando poi in futuro nero potrà giocare una cosa del genere, non necessariamente la gioca iniziando così, ma puoi anche lasciare implicite queste, ad esempio, invadere qua. Se bianco, non so, decide di salire in qualche modo, poi cercarlo, che può aiutare nero a
a vivere piuttosto che uscire. O se bianco la vuol tenere, magari gli tocca lasciare l'angolo. Per cui sì. Anche perché è una qualità pari. Solo che difendere qui vanifica questa, per cui meglio giocare qua. A questo punto, se per caso in un futuro, dopo aver magari difeso, nero dovesse davvero giocare questa, cioè, ok, lo fai, ma dici perché ne roba su 2 pietre qua. Cioè, quello scambio rafforza bianco perché sì. Esatto, e adesso nero non avrebbe più ragione di giocare. Prima serve a nero. Quindi, tornando a Fusecchi, tocca a nero e cosa fa? Abbiamo detto che c'è questo suo gruppo potenzialmente nei guai e questo gruppo di bianco che potrebbe magari anche lui essere invaso in qualche modo, non si sa bene dove e come. Cosa sembra grave. Non che mi faccio un'invasione. Allora, prima cosa è o difendere i propri gruppi o minacciare quegli avversari, uguale. Bisogna vedere quale delle due porta. Esatto. Questo qui è uno di quei casi in cui bisogna riuscire a leggere un po', perché adesso sappiamo che se bianco gioca qui vado nei guai qua. Bisognerebbe capire cosa succede se magari nero fa un'invasione da queste parti, quanto va nei guai bianco. Diciamo che se gioca lì, magari semplicemente bianco gioca sopra. Nero fa punti, però non sono immediatamente nei guai. Una cosa di questo genere viene da pensare per prima questa. Se Nero vuole stare su, vabbè, bianco vivrà. Se nero viene di qui, bianco gioca qui, cattura questa, sarà a posto. Se viene qui, cattura questa, sarà a posto di nuovo. Non sembra essere particolarmente grave, perché questa sembra catturata. Quindi, invadendo qui, nero potrebbe prendere punti qua, però non proprio minacciare la vita di tutto il gruppo. Quindi è meno prioritario rispetto a qualcosa che invece implica la minaccia della vita di tutto il gruppo. Quindi tra questo e questo, probabilmente è più importante qua. Allora, abbiamo visto che questa era la mossa con cui bianco separava nero. Dobbiamo trovare la mossa con cui invece nero collega tutto quanto. E la mossa non deve essere questa, perché sappiamo che collega, ma è troppo bassa. E anche questa è una mossa che si impara, perché la lettura è un po' lunga e bisogna provarla tante volte per fidarsi. Poi ci sono un po' di varianti, per cui prova una. Ok, perfetto, è quella. Se questa qui è la mossa per bianco, è il punto vitale per bianco per separare, questo qui è anche il punto vitale per nero per collegare. Va bene, perfetto. Sembra un proverbio del gruppo.